Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario ad acta della Sanità Calabrese, ha nominato tre nuovi commissari: Vitaliano De Salazar all'azienda ospedaliera di Cosenza, Vincenzo Spaziante all'ASP di Catanzaro e Simona Carbone all'ASP di Crotone. Ad annunciare le nomine è lo stesso Occhiuto in una nota. De Salazar subentra Gianfranco Filippelli, Spaziante a Ilario Lazzaro e Carbone a Domenico Sperlì. Ringrazio i commissari uscenti Gianfranco Filippelli, Ilario Lazzaro e Domenico Sperlì per il prezioso lavoro fatto e per il contributo dato alla Regione. Continua l'opera di riorganizzazione della sanità calabrese in attesa che Azienda Zero sia pienamente operativa già dai primi mesi del prossimo anno, ha affermato Occhiuto. Credo che il PNRR meriterebbe di essere aggiornato. È stato fatto prima che scoppiasse la guerra e prima dell'aumento dei prezzi delle materie prime, l'ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo a Radio Anch'io su Radio 1. Con questo aumento e la difficoltà che hanno oggi i cantieri per lo più bloccati, è difficile che si realizzino le opere e si raggiungano i target previsti. L'Europa dovrebbe convincersi del fatto che un minimo di flessibilità dovuta alle circostanze che hanno determinato l'aumento dei prezzi è assolutamente necessaria. Sull'autonomia ho molto apprezzato l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato che la bussola è la Costituzione, nella quale è previsto che i diritti vadano riconosciuti con uniformità su tutto il territorio del Paese, sia che un cittadino viva a Crotone, sia che viva a Treviso. Purtroppo, ha aggiunto Occhiuto, così non è perché per anni questi diritti sono stati finanziati non secondo i fabbisogni, ma con il criterio ingiusto della spesa storica. Faccio un esempio: se per ipotesi Crotone spende 100.000 euro per gli asili nido e Treviso 1 milione perché ha più capacità fiscale, l'anno seguente, quando c'è un incremento sul fondo per gli asili nido del 10%, Crotone avrà 10.000 euro in più, mentre Treviso ne avrà 100.000. Bisogna passare dalla spesa storica ai fabbisogni proprio perché questo lo prevede la Costituzione. E poi, ha concluso il presidente della Regione Calabria, bisogna far lavorare la perequazione che non ha mai funzionato e anche questa parte è contenuta nella Costituzione all'articolo 119. Ecco, se si rispettano questi criteri, si può anche andare avanti con l'autonomia differenziata. Non ci sono i fondi per intervenire immediatamente a riparare i danni causati al maltempo a strade e scuole. Per questo il presidente della provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha chiesto alla regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'adozione di urgenti provvedimenti e sostegni finanziari per la riparazione dei danni. La decisione arriva dopo la constatazione dei danni causati dal maltempo domenica scorsa, quando alle prime ore del mattino sono registrate forti precipitazioni, una tromba d'aria con venti fino a 200 km/h e lo straripamento delle fiume Tacina. La richiesta fa riferimento anche ai danni causati al maltempo del 30 novembre. Un'ambientazione particolare e tanti prodotti tipici ed unici made in Calabria. Questi gli ingredienti del Red Village a Catanzaro, il festival dei prodotti enogastronomici calabresi. Erano presenti i vini di tante cantine calabresi nella Casa dei Vini di Calabria, gestita dall'Enoteca regionale, nonché gli oli DOP e IGP. Attivo inoltre un oil bar curato all'Arzac nella Casa degli Oli di Calabria per imparare a conoscere la qualità dell'olio e a distinguere pregi e difetti. Si è trattato di un vero e proprio itinerario culinario che spaziava dai mari ai monti della Calabria. Presente nel pomeriggio di sabato anche l'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo. Lo ascoltiamo al microfono di RTC. Una crescita giorno dopo giorno, le aziende crescono in termini di qualità, crescono in termini di consapevolezza. Bisogna passare alla fase 2, non solo velocità nella spesa, bisogna dare qualità alla spesa e la qualità della spesa si ha attraverso interventi di natura immateriale, quindi innovazione, cooperazione, formazione e soprattutto promozione. E queste sono attività di promozione partendo da questo mese, mi raccomando, a Natale regaliamo prodotti calabresi di qualità e sulla tavola, durante le feste natalizie, prodotti calabresi, vini calabresi, naturalmente olio calabrese non c'è bisogno che ve lo dica, ma anche tanto di altro.
che è, di, che è buono ed è tutto calabrese, dobbiamo essere orgogliosi, mi raccomando. Beh, io credo che la consapevolezza sia l'anticamera, diciamo, dell'affermazione di un percorso, e la consapevolezza è un qualcosa che è venuto via via attraverso i prodotti, ma soprattutto dalla fiducia dei produttori sui prodotti loro. E qualcun altro ce l'ha detto, cioè questa è una Calabria che può dare a un potenziale enorme, che sta cominciando ad esprimere questo potenziale. La consapevolezza che la Calabria ce la può fare sta praticamente, come dire, pervadendo larghe fasce dei nostri agricoltori, e questo credo sia un fatto importante. Noi la stiamo agevolando facendo delle operazioni di condivisione di un percorso. Questa condivisione di un percorso si basa sull'utilizzo delle informazioni che gli agricoltori ci danno, mettendo a sistema delle politiche che servono per gli agricoltori. Intanto la Calabria è importante per l'olio d'oliva perché è una delle regioni italiane che produce tra le più produttive. In Calabria ci sono 30 varietà diverse d'olivo e noi da questo, diciamo, da questo punto di vista abbiamo la possibilità di offrire ai nostri consumatori, sia regionali che fuori extra regionali, degli oli molto diversi uno dall'altro, quindi abbiamo la possibilità di avere almeno 30-35 oli diversi. Nuova impennata dei contagi in Calabria, sono 1151 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 5151 tamponi eseguiti, è un tasso che risale repentinamente al 22,35%. C'è da registrare anche un decesso che porta il totale delle vittime a 3.135, scende di un'unità il numero dei ricoverati nei reparti di cura, totale 150, mentre l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive aumenta per un ingresso in più, totale 5. Il GUP Vincenzo 40 ha ammesso il comune di Reggio Calabria tra le parti civili del processo sui presunti brogli alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale del settembre 2020. Nella prima udienza preliminare tenutasi al CEDIR non è stata invece ammessa tra le parti civili l'Unione Consumatori. Dei 36 imputati, 2 hanno chiesto il patteggiamento e 4 il rito abbreviato. Non è escluso che nella prossima udienza fissata per il 10 gennaio altri imputati possano formulare la stessa richiesta. Dovrebbe proseguire con il rito ordinario il principale imputato, l'ex capogruppo del PD Antonino Castorina. Il processo è nato da un'inchiesta condotta dalla Digos, da cui è emerso che alle comunali del 2020 avrebbero votato un centinaio di anziani che in realtà non si erano mai recati al seggio. Il Consiglio regionale ritiri quella proposta di legge che con un colpo di spugna elimina i vincoli minimali al gioco d'azzardo. Le comunità terapeutiche della Calabria scendono in campo contro la proposta di legge regionale che modifica la normativa del 2018 in tema di ludopatia. Il CREA, Coordinamento regionale degli enti accreditati per la cura delle persone con dipendenze patologiche, contesta la decisione della maggioranza di centrodestra di portare il provvedimento all'approvazione del prossimo Consiglio regionale in programma lunedì, dopo lo stop nella precedente assemblea per mancanza di numero legale. No al taglio delle regole sul gioco d'azzardo, dicono in una conferenza stampa nella sede della regione a Catanzaro Roberto Gatto, presidente del CREA, e tutto il direttivo del coordinamento che raggruppa 14 comunità terapeutiche. Nella proposta di legge, ricorda Gatto, si trovano in primis l'eliminazione della norma che fissa ad 8 ore giornaliere l'apertura delle sale giochi e delle sale scommesse, con la conseguente apertura giorno e notte. Poi la riduzione da 500 metri a 300 metri della distanza minima tra sale giochi e scuole nei comuni con più di 5.000 abitanti, la definitiva accettazione che le sale rimangano anche a 10 metri da scuole, centri sportivi, luoghi di culto, eccetera. L'approvazione di questa proposta di legge, prosegue il coordinamento delle comunità terapeutiche della Calabria, sarebbe un gravissimo errore ed è chiaro a chiunque sia dotato di buon senso.
Il Consiglio regionale è invitato a prenderne atto. Nell'incontro con i giornalisti, il CREA, che ha inviato una lettera al Presidente della Giunta regionale Occhiuto e al Presidente del Consiglio regionale Mancuso, osserva che tutte le altre regioni si stanno determinando in materia con regole più stringenti perché la dipendenza da gioco d'azzardo ha conseguenze sociali e sanitarie molto rilevanti e nella nostra regione ancor di più per le motivazioni che tutti conosciamo bene. Raccontare la normalità nella disabilità, l'importanza del teatro per esprimere se stessi e la ricchezza della diversità al centro dell'ultimo appuntamento della seconda edizione del Magna Grecia Experience a Catanzaro, che ha coinvolto gli studenti degli istituti superiori di secondo grado calabresi. La visione di Up and Down di Paolo Ruffini ha rappresentato il punto di partenza per un intenso e lungo dibattito con i ragazzi. La presenza del regista Ruffini e di uno degli attori del film, Federico Parlanti. No, anzi, bisogna essere per forza diversi, quindi non ci dobbiamo nemmeno tanto sforzare, basta essere noi stessi e perdonarci per quello che siamo, anche qualora fossimo difettosi. Siamo tutti difettosi, chi più chi meno. Oggi abbiamo fatto con i ragazzi un discorso con un'educazione straordinaria, io sono così felice, ti giuro, io guarda, quando penso ai ragazzi di oggi, io li penso veramente con tanto affetto e li ringrazio perché sono ottimista grazie a loro, alla sensibilità che hanno per temi che la mia generazione si sognava, cioè proprio man manco di notte noi pensavamo all'ambiente, pensavamo alla disabilità, io andare a scuola pensavo totalmente ad altro e vedere tutta questa sensibilità da parte dei ragazzi giovani mi rincuora. Ragazzi, siete tutti bellissimi. È vero. Sì, bene, devo dire la verità che erano belli calorosi. È stata una seconda edizione molto intensa e partecipata, ha detto l'ideatore di Magna Grecia Experience Gianvito Casadonte. In questa seconda edizione mi aspettavo coinvolgimento da parte dei ragazzi e devo dire che c'è stato. La risposta è stata importante, così come la partecipazione durante gli incontri. Penso che sia stata un'esperienza formativa per i ragazzi e un'esperienza formativa anche per i docenti e anche per noi, cioè riuscire a trattare temi delicati nel sociale e avvicinarli al quotidiano dei ragazzi, per me questo è un grande successo. Dalle tematiche dell'autismo a cosa scegliere nella vita tra la strada giusta e la strada sbagliata, alla sindrome di Down, alla demenza senile, all'Alzheimer, sono tutte tematiche che molte volte ci sfiorano ma non riusciamo a capire determinati meccanismi. Con questo festival, con questa esperienza, penso che in parte ci siamo riusciti.